Alfonso Conte, giocatore Forza Masta, vincitore Palio del Golfo del 2021-2022, che gara è stata e soprattutto una gara molto avvincente? Sì, è stata una gara avvincente, è stata una gara difficile. Sapevamo di queste difficoltà in quanto gara unica, quindi non conoscendo gli avversari è tutta da scoprire. Quindi bisognava partire bene, non sbagliare niente e giocarselo sino alla fine. Io sapevo così qualche tempo degli altri, l'avevo visto in mare, ma proprio poche volte. E per esperienza ho detto ai miei ragazzi, ho detto, raga, qui non bisogna sbagliare niente perché non conosciamo le forze, perché è così, è una gara a sé. Siamo partiti abbastanza bene, ci siamo trovati pari al canaletto in boa, forse loro una punta avanti, eravamo tutti insieme, c'era il Calimare, c'era il Muggiano, il Fezzano. Sapevamo di dover fare un giro di boa fatto bene, ci siamo riusciti. E la seconda vasca, poi non è che sono stato a vedere più di tanto, mi sono rigirato un attimo in boa ai 1000, la seconda boa. Eravamo una punta avanti col canaletto e gli altri leggermente più indietro. Siamo stati bravi a uscire bene e abbiamo staccato il canaletto e da lì è diventato tutto più semplice perché comunque prendi molta più forza, molta più fiducia che al palio è tutto. E così siamo riusciti a portare a terra, diciamo, la barca alla vittoria, sofferta, ma come è giusto che sia perché tutti i pagli sono sofferti, non devi sbagliare niente e quindi ci vuole quel pizzico di fortuna e freddezza che fortunatamente abbiamo avuto, ecco. Ecco Alfonso, per te 4 pali vinti, un giocatore molto esperto di categoria che ti temono. Ecco, che palio è stato quest'anno? Non c'è stato pre-palio, un palio che non si sapeva niente, con 1000 persone a vedere. Però secondo me da fuori è stato un palio più bello perché non si sapeva il vincitore. Sì, sicuramente diciamo per il pronostico è stato un palio più bello, però diciamo che per il palio spero sia stato il primo e ultimo anno, ecco così, perché non dico che non è palio, ma viverlo con tutta la gente è un'altra cosa, sia per la vittoria che comunque all'inizio proprio della gara. La sfilata e tutto il resto. Cioè, il palio è un'altra cosa. Poi chiaramente per noi vogatori, quando siamo lì, pensi solo a vogare a vincere. Però il palio è un'altra cosa, ecco. Quindi spero che il prossimo anno che ci sia comunque tutto il pubblico, che sia di nuovo un palio normale come tutti gli anni, ecco. Ecco, Alfonso, l'anno scorso non c'è stato il palio, il 95esimo palio. Come vi siete allenati o come vi siete caricati? L'anno scorso, visto che non avete potuto farlo, avete dovuto anche interrompere gli allenamenti. Adesso come vi siete allenati soprattutto e poi fare questo palio? Ah, sì, ci siamo allenati, probabilmente non abbiamo mai smesso, perché anche durante il lockdown si faceva qualcosa in casa, c'era l'energometro a casa e tutto un po', però chiaramente qua siamo proprio agli estremi, cioè non tutti potevano farlo e anche giustamente, perché qui poi subentra la passione e altre cose. Quindi sono passati 2 anni per questa gara. Fortunatamente siamo riusciti a farla perché c'era anche la possibilità di non farla, quindi va bene così, però non è stato semplice. Soprattutto non è stato semplice inserire ragazzi nuovi, diciamo freschi di questa avventura, perché quelli un po' più temperati come me, come potrebbe essere tipo Gabriele Battoni, questa gente qua, diciamo i veterani. Sappiamo cosa vuol dire e quindi continui a allenarti in qualche modo. E i ragazzi, cioè, digli, guarda che c'è una gara fra 2 anni, uno dice, ma
cosa mi allena a fare, giustamente. Quindi ecco, non soprattutto è una cosa importante è che puntate molto il vogatore, ma contano molto anche i timonieri. C'era molto i timonieri giovani, alla prima esperienza. Come sono andati, secondo te? Questo è un bel punto anche questo qua, perché poi è da mettere tutto sul piatto della bilancia, perché chi ha avuto la sfortuna, diciamo, di avere il timoniere alle prime armi senza gare, immagino che sia stato difficile, la cosa molto complicata. Credo che sia andato tutto bene, però sicuramente qualcuno qualcosina ci ha lasciato, perché comunque non fare le gare è tutto per un bimbo, una bimba che sia. Noi avevamo l'Ilaria Valenti che ha fatto 10 pali, quindi sotto questo aspetto è andato bene anche questa cosa qua. Anche per vincere ci vuole tutto, purtroppo. Una dedica speciale e soprattutto cosa si prova a vincere a Fossa Mastra, soprattutto. Come dedica speciale è scontato che a tutti quelli che mi vogliono bene e a tutta la borgata della Fossa Mastra, bisogna qui elencare tutti quelli che non ci sono più, però sono purtroppo tanti in quella borgata lì, quindi non c'è neanche, posso stare qua a elencare tutto. Sicuramente la Susi, perché era quella, diciamo, il riferimento, però abbiamo già speso tante parole, però tutta la borgata che se lo meritava, che ha tanti anni che ci provava, ha fatto tanti podi, quindi sono contento per loro. E per quanto mi riguarda, tanti ragazzi che hanno vogato con me, che mi hanno portato comunque a essere sempre competitivo, ricordo Alessandro Manfrone, Striani, io sono partito da loro, quindi loro li ringrazio perché mi hanno portato in questo mondo a essere competitivo. Cavallini, loro sono quelli, diciamo, che ringrazio a monte. E poi tutto il resto, vabbè, la famiglia, però sono tutte cose che è normale che sia così, ecco. Grazie. Grazie.